Ciao a tutti amici di Nexus Lab, sono Alessandro e oggi vi presento la nostra video prova di Google Now, il nuovo assistente personale che Google ha introdotto con Jelly Bean, che molti ci hanno chiesto: ma a cosa serve? Purtroppo non è facile rispondere precisamente a questa domanda, non perché il programma non serva a niente, ma perché il programma ha numerose funzioni tutte da scoprire. Funzioni che naturalmente quando arriverà Voice Search, ovvero l'assistente vocale interpretativo di Google, avrà ancora più funzioni, più interazione con noi. Allora, aprendo Google Now, basta tenere premuto, nel caso del Galaxy Nexus, la casetta e tirare verso l'alto. Abbiamo questo tipo di schermata, abbiamo la barra della ricerca di Google che per adesso non farà altro che ricercare sul web immagini, luoghi o appunto sui siti, e poi abbiamo una serie di schede. Tali schede sono personalizzabili, le prime che si andranno a popolare con un uso intenso, tenendo attivo sempre la localizzazione di Google e il GPS, saranno quelle relative alle informazioni stradali. Noi queste le possiamo memorizzare e si autocompletano, ovvero il telefono impara le nostre abitudini. Per esempio, i primi giorni noi abbiamo solo acceso il GPS e l'opzione di localizzazione, e il telefono ha capito da solo qual era la nostra abitazione, ha capito che se volevamo impostarla, ci chiedeva di impostarla come casa, evidentemente ha visto gli orari in cui il telefono stava in questo luogo e ha decretato che quella fosse la nostra abitazione. Possiamo chiamarla casa o personalizzarla. In più possiamo impostare alcune opzioni, come mettere la scheda di questo tipo on, modalità di trasporto auto, possiamo mettere anche i trasporto pubblico, traffico insolitamente intenso, possiamo impostare la priorità di questa scheda, ovvero se il traffico è intenso la scheda noi l'abbiamo impostata su standard, quindi avrà un livello di priorità sulle altre di livello normale. Se mettiamo bassa sarà più bassa, se mettiamo disattivata questa si attiverà solo a nostra richiesta. Traffico regolare, priorità bassa, non si può inserire una priorità maggiore, anche perché non avrebbe senso inserirla. Possiamo inoltre avere alcune scorciatoie, nel nostro caso abbiamo la navigazione per auto, quindi ci calcolerà il luogo per andare a casa. Ci aprirà direttamente il navigatore, adesso cerca il GPS, siamo in un'abitazione privata, quindi fa fatica a collegarsi. Chiudiamo un attimo e riapriamo Google Now. Il meteo è una delle cose che troverete da subito, è molto semplice, lui vedrà la vostra posizione, non farà altro che collegarsi, potrete impostarlo, la scheda compare sempre, la mattina, la sera. Naturalmente possiamo inserire dove ti trovi, sempre al lavoro o sempre a casa. Priorità bassa, quindi avrà una priorità, si troverà sempre al centro delle nostre schede, mai nella parte più alta. Abbiamo altri luoghi che lui ha visto e ha tracciato. Per esempio, noi questo luogo non l'abbiamo ancora identificato, lui ce lo propone: questo è il tuo luogo di lavoro, vuoi impostarlo come lavoro o lo vuoi modificare? Noi possiamo impostarlo come lavoro o appunto modificare la descrizione dell'indirizzo. Mostra schede d'esempio. In questo caso noi abbiamo solo quelle impostazioni per adesso che ci mostra l'applicazione, però possiamo dirgli di farci vedere qualcos'altro se appunto noi abbiamo dati relativi a questo qualcos'altro. Se noi per esempio abbiamo cercato tramite Google Now o la barra di ricerca del sistema Android un volo, lui ci farà vedere lo stato del volo.
questa è una cosa molto utile. Scheda d'esempio, per esempio il volo GXA-183 al Terminal 1 alle ore 18.55, stato in orario. Questi sono dati in tempo reale. Google riesce a tracciare quasi tutti i dati, traffico, meteo, trasporto pubblico, voli, in tempo reale. Abbiamo lo sport, qua anche se andrete a ricercare una particolare squadra di calcio, per esempio, o i risultati dell'atletica, altre cose, in questo periodo magari di Olimpiadi, lui vi andrà a far vedere tali risultati dopo una partita, prima della partita, eccetera eccetera. Andiamo a vedere anche qua la scheda d'esempio. I Lakers hanno battuto i Celtics per 101-98, naturalmente questo è un esempio. Abbiamo anche la sintesi e il tabellino nel caso appunto questa non fosse una scheda di esempio. Google Now si sincronizza con i nostri calendari, quindi avremo sia sulla nostra barra degli strumenti sia tramite le schede una sintesi di tutto quello che noi andiamo a inserire a calendario. Quando viaggiamo, quando lui in automatico vede che siamo in un paese estero, Google Now non ci fa altro che fare una traduzione simultanea dei testi o del parlato. Possiamo tradurre al volo, intanto questa funzione ormai Google la inserisce dappertutto e funziona benissimo. Stessa cosa per la valuta, lui vede che siamo all'estero, vogliamo fare una conversione al volo, euro, dollari, come potete vedere in un attimo questo avviene. Ora di casa, anche questo per quando siamo in viaggio, possiamo vedere che ore sono da noi. Luoghi. Se siamo per esempio in città, vicino a un locale, apriamo Google Now e vede che un locale vicino ha una recensione, presenta una descrizione, comparirà la scheda del locale con magari alcune foto e alcune dettagli. Possiamo fare il check-in e anche noi dire la nostra sul tale luogo. Possono essere anche non locali, ma anche posti pubblici, musei e altre attrazioni di questo tipo. Quindi Google Now per ora presenta molte caratteristiche, però riescono a essere sfruttate solo in parte da tutti gli utenti, perché se non si viaggia e si ha una vita piuttosto statica, diciamo, Google Now ha un'utilità ristretta. Anche la mancanza di voice search comunque ne limita l'utilità, perché noi comunque possiamo fare solo una ricerca. Nexus Lab. Adesso ci ha preso anche ricetta. Come potete vedere possiamo passare direttamente immagini, luoghi, eccetera, eccetera. Però questo non è niente di rivoluzionario o innovativo per adesso, finché non ci sarà appunto voice search. Un servizio che promette bene, ancora incompleto, ancora fa fatica a indicarci sempre i dati aggiornati, molto utile per chi viaggia, provandolo in città con le fermate dell'autobus. Se vi trovate vicino a una fermata dell'autobus, magari con un locale vicino, vi comparirà la scheda con le fermate, con gli arrivi dell'autobus in tempo reale. Se la vostra città ha questo servizio attivo, noi a Torino ce l'abbiamo, e in più se il locale vicino ha una descrizione, eccetera eccetera. Un servizio in divenire che comunque promuoviamo anche per l'impegno di Google. Un saluto da Alessandro per Nexus.